garantisce quella lealtà fra le pubbliche amministrazioni, un rapporto di leale collaborazione con un obiettivo comune, assicurare che queste risorse vadano a migliorare in ultima istanza la qualità della vita dei cittadini. Guardia alta sui fondi PNRR, questa mattina la firma di un protocollo d'intesa tra azienda sanitaria e guardia di finanza. L'ASL si impegna a fornire dati e informazioni relativi ad eventuali profili di criticità per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Guardia di Finanza si impegna dal suo canto a esaminare e analizzare con tempestività le informazioni eventualmente fornite e poi, in esito a eventuali controlli e approfondimenti, al momento opportuno anche a fornire un feedback che possa consentire all'azienda di adottare i provvedimenti di propria competenza. A siglarlo i comandi provinciali della Guardia di Finanza di Arezzo, Grosseto e Siena e l'ASL Toscana Sud-Est, territorio nel quale arriveranno circa 60 milioni per la realizzazione di 30 progetti. L'alleanza con la Guardia di Finanza tutela l'azienda e le comunità, che i lavori vengano eseguiti bene, a norma, nel rispetto delle regole. C'è sempre il rischio che possono esserci nelle aziende infiltrazioni, affari non corretti, allora l'alleanza con la Guardia di Finanza rende trasparente il percorso. Quindi è un ulteriore presidio che però non va a aggravare quelli che sono i livelli di burocrazia, ma sono soltanto uno strumento di controllo a posteriori che ci permette di verificare la legittimità degli vari affidamenti.